Ciao a tutti e bentornati sulla North Passage Marsh. Siamo al lavoro con la nostra missione del fertilizzante qui e piano piano dovremmo essere quasi alla fine. Ma adesso passiamo invece all'ultimo investimento che abbiamo fatto ed eccolo qua. Abbiamo comprato il Big M con la quale o con il quale vogliamo fare tutte le missioni o voglio fare tutte le missioni che ci sono disponibili per il taglio dell'erba e per le balle. Allora dovremmo essere qua sopra, sì, 47. Allora 47, iniziamo lì, va bene. Numero perimetrale facciamo 2. Iniziamo. Dovrei iniziare dall'esterno, sì, iniziamo dall'inizio campo, va bene. Qua tolgo 1 centimetro, va bene. Per il resto mi sembra che va bene, gestione isola in campo, ma l'isola in là non ce ne sono, ok. Perfetto, allora. Facciamo C campo 47. E salviamo il percorso. Dove è 47? Qui. Big M. Salvo il percorso, tanto il Big M ce l'abbiamo, è nostro. Non è un attrezzo provvisorio, tanto vale che lo salviamo il percorso. Primo perché ci serve anche poi per la ballatrice. E poi ce lo troveremo nel momento in cui andremo a comprare il terreno. Inizia dal primo point e siamo a posto. Però una cosa me la sono dimenticata, perché tu mi devi dare l'andana. Vediamo, spargimento ampio. Andana, ok. Via. E questo a posto. Tanto questi pali qua non hanno nessuna collisione, siamo a posto così. Torniamo. E dobbiamo togliere anche questi da mezzo qui. Questo ha finito. Abbiamo un altro campo di fertilizzazione. Vediamo se c'è un'altra fertilizzazione. 12. Ma quanto ne abbiamo ancora qua di materiale? Ce n'è. Ce n'è, ce n'è. Possiamo fare un altro campo. Uno P. Ma ne avevamo accettati due? Fertilizzante. Infatti l'avevo accettato il 19, dobbiamo andare sul 19. Allora, andiamo sul 19, che poi è là vicino, ci possiamo andare anche noi. Manco per farlo fare ad Autotrap, dai. Allora. Dobbiamo rifarci dei soldi che abbiamo speso per comprare il Big M, che significa che faremo tante missioni di imballaggio, così che ci rifacciamo un po' di tutto. Il 19 è questo, vediamo se avevo già salvato il percorso per questo. Il 22 l'avevo salvato. Dov'è qua? Campo 22, strida 30, ok. Il 19? Ce l'abbiamo, perfetto. Allora. Dobbiamo prima tirar fuori, cancella percorso attuale.
Carica e attiva, perfetto. Inizio pure dal primo punto qui e siamo a posto. Ok. Che succede qui? È impampinato lì. Sì, forse sarebbe il caso anche di accenderla, no? Allora, ci sarà il nostro. Dobbiamo togliere di mezzo anche questa roba qua. Allora, questo ha finito qui. Percorso temporale, però questo è. Lo possiamo pure salvare. Ed è il nostro campo 10. Presa 9, Big M. Cancella, salva percorso. Sul 10, facciamo. Rullo erba. Okay, sappiamo che è il rullo quello che si passa sull'erba. Tiriamo via questo e andiamo a fare l'altro percorso. Così finiamo questo. Una volta finiti le due missioni, abbiamo poi i trattori disponibile per andare a uno per mi serve per ranghinare l'erba, l'altro per imballare, questi due mi servono tutti e due. Ok, allora andiamo qui. Non l'ha preso? Vabbè, mettiamolo qua, tanto uguale. Ok. 6 e 3, facciamo 6 e 2. Numero perimetrale, sì, inizia dal centro, sì, va bene. Ok. Questo lo salviamo pure. Era il campo 19. No, che campo è questo? Campo è questo. 9. Ok, allora. Campo 9. Salva percorso. Sul 9 facciamo rullo. Erba. Ok. Dal primo punto tu sei operativo. Ok, quanto ci mette? Beh, un po' ci metterà. Penso che se non finisce in questa puntata qua, ce la dovremmo fare per la seconda, dai. Ok. Allora, questo sta lavorando. Il nostro Big M è quasi al secondo giro e ci siamo pure. Infatti, quasi il secondo giro, è già il secondo giro, siamo arrivati proprio in tempo. Una cosa che di questa mappa qua mi piace poco è il discorso che tutti questi pali qua non hanno collisione. Sarebbe una bella cosa, sarebbe anche un pelo più realistico perché attraversare così, tipo un fantasma. Non mi piace, però va bene, abbiamo i pali fantasmi. Oh. Vabbè, lasciamoli così tanto. Allora, tiriamo via questa roba qua. Questo ci serve. Intanto lo portiamo. È carico? Sì, è carico perché dopo ci serve per lavorare. Ups. Che questo qua lo impiegheremo per voltare l'erba e farci il fieno. Mettiamo qua che diamo una lavata a tutto, perché è vero che fa un po' ci serve, ma tiriamo via questo sporcizia qua che non mi piace. Bene, tu sei pulito, andiamo all'altro. Allora, il fertilizzante sul 19 è a buon punto, siamo. Sì, ancora.
questo è pulito, basta. Ok. Allora, mettiamo qua sotto il primo capannone, tanto per adesso i posti ce li abbiamo, non c'è bisogno che assegniamo dei parcheggi. Più avanti, quando abbiamo più carne al fuoco, come si dice, che abbiamo molti più mezzi, abbiamo bisogno di un po' di ordine in più, sarebbe forse il caso di iniziare ad assegnare dei posti. Ah, lì c'è un rimorchio. Vabbè. Cominciamo, dico, a segnare i posti di parcheggio, tutti i mezzi, i rimorchi e tutto quello che è. Tanto ancora sono pochi e ce la facciamo. Questo lo lasciamo per adesso così e lo parcheggiamo qua. Ci servirà dopo, quando faremo le missioni, perché voglio, vediamo se riusciamo a comprare anche dopo, più avanti. Diciamo che inizialmente non avevo pensato di fare questo su questa mappa qua, perché volevo fare tutto, avevo un'idea tutta diversa di quella che sta poi stiamo giocando, perché inizialmente volevo investire subito nella nostra segheria, piazzare la segheria e tagliare gli alberi, portare gli alberi subito a segheria e lavorare così, ma ho cambiato idea per strada. Allora adesso facciamo un po' di conto terzi e piano piano compriamo un po' di attrezzature, quelle che ci servono, e nel momento in cui abbiamo abbastanza attrezzature da fare dei lavori anche per noi, inizieremo a comprare anche dei cambi. Fin quanto non abbiamo le attrezzature adeguate, è inutile che compriamo dei cambi, perché poi dobbiamo noleggiare le mietitrebbie, gli arati, tutto. Diventa troppo. Allora, per adesso facciamo così. Abbiamo comprato il Big M nella puntata scorsa. E dov'è? A proposito, eccolo qua. Cosa fai? Ah, si sta andando a cercare il primo punto lì. E dopo di questo, adesso andiamo a comprare anche un paio di attrezzature per lavorare l'erba, perché dobbiamo fare anche il fieno, abbiamo bisogno del volta fieno e abbiamo bisogno anche di un ranchinatore, perché dopo, una volta che passiamo con il volta fieno, l'andana qui non rimarrà di sicuro intera. Ok, allora questo sta lavorando, vediamo il nostro, non questo ma questo, quanto è messo qui. Va bene, allora andiamo a vedere. Allora, noi di cavalli ne abbiamo abbastanza, il che significa prendiamo come attrezzatura qualcosa di grande. Allora, abbiamo bisogno di un ranghinatore, dov'è? Ranghinatore, qui. Questa è roba piccola, cos'è? No, 3 metri, no. Qualcosa di grande. Questo è 14 metri. Questo 9 metri. Questo 9 e questo 8. Ma questo costa una barca di soldi. Perché? Cosa di diverso questo da questo? Perché c'ha il discorso dei rulli e possiamo scegliere a destra e a sinistra? Non ce ne frega niente. Potremmo prendere questo o, non mi ricordo se avevo visto, mi sembra che c'è anche quello della Kron. Quello della Krone, ed è quello ancora più grosso di questo. Che poi più avanti avremo bisogno di due, perché in certi campi quello troppo grosso non ci lavora. E questo, sono indeciso tra prendere questo o comprare quello della Krone, dopo che però l'ho scaricato e installato, non lo so.
Vedo, poi un voltafieno, ma il voltafieno sono una cavolata. Prendiamo questo. Abbiamo il piccolino che va bene. Per questo ce la fa. Tanto è tutto pari. Se fossimo in montagna, questo per il piccolo sarebbe troppo grosso, ma ce la facciamo benissimo. Questo poi, questo è 17, 9, 8. Ci passiamo però da 17 metri a 9 metri. È una differenza enorme però. Per i campi piccoli ancora, ma se prendiamo uno di quei campi grossi, forse sarebbe meglio prendere quello. Poi abbiamo bisogno di niente, perché per raccogliere le balle abbiamo quello, per avvolgere balle abbiamo l'imballatrice, quella nostra direttamente. Abbiamo questa. Beh, una cosa utile sarebbe per... no, però se quella vuole... Nel momento in cui dobbiamo fare il fieno, di comprarne una di quelle con le balle quadre, però costano troppo. Io pochi prezzi. km all'ora, sono tutti sui 17. Questo non c'entra niente. Allora, balle quadre, che costa meno, eh? 153, questa. E me li fa da 180 a 240. Idem, idem, idem. Sono tutti uguali. 153, andiamo a vedere. Beh, problemi di cavalli non ne abbiamo, quello non è un problema. Perché questa sarebbe molto più veloce, invece di fare quelle balle rotonde lì che è una balla lenta. Una cosa del genere. Beh, adesso vediamo. Nel frattempo qui... Però vedete, allora, Curseplay c'ha sempre quel problema qua. Non hanno ancora risolto, non so perché, non so come mai, ma questo po' di erba qui alla fine... Lo lascia sempre. E se io... Cosplay. Solleva l'attrezzo anticipo. Solleva gli... Di ogni corsia. No, all'inizio di ogni corsia lo devi anticipare. Abbassa gli attrezzi in anticipo o in ritardo alla fine, no, dopo. No, e va bene così. Beh, non lo so. Facciamo così, ragazzi. Questa puntata qua la finiamo qui, così nel frattempo faccio un po' di taglio un po' d'erba, così almeno per la prossima puntata iniziamo con le balle e poi vediamo. Nel frattempo decido quale ranghinatore, quale voltafieno comprare e nella prossima puntata vediamo tutto. Boh, allora, ci vediamo alla prossima puntata, sempre qui sulla Not Precision March, sempre allo stesso orario. Io vi saluto. Ciao!